Torniamo a parlare di festeggiamenti, perché il Capodanno si festeggia anche a tavola con il cenone, una bella tavola imbandita. Noi vi portiamo a Venezia. Sia in casa che al ristorante, per festeggiare l'arrivo del nuovo anno, quelli preferiti sembrano essere i piatti della tradizione, che a Venezia vuol dire soprattutto pesce. Rombo, baccalà, capesante, branzino. Piatti prelibati del territorio che ogni chef poi, nel nostro caso Franco Favaretto, personalizza con un tocco di fantasia e creatività. Per finire di stupire poi useremo del panettone assolutamente veneto, assolutamente artigianale, un panettone tostato e un carpaccio sempre di baccalà salato appoggiato sopra. Quindi diamo il dolce e il salato, un bel contrasto in bocca. E naturalmente sembra un piatto ultra leggero. Per il Brindisi poi le bollicine Made in Italy vanno alla grande, dalla Franciacorta al Trentino sino alle colline trevigiane. Il prosecco in particolare sta trovando molti estimatori anche all'estero, tanto che i magazzini Harrods di Londra lo hanno affiancato agli champagne più prestigiosi. Essere da Harrods significa anche essere visibili agli occhi del mondo, perché qui passano 15 milioni di visitatori all'anno e tra questi la possibilità di vedere il prosecco in prima linea è sicuramente per noi una grande opportunità.